Bruzzo. Partita delicata per la Roma, anche per Roberto Bruzzo che vuole firmare questo benedetto 100. Non voglio proprio parlare, guarda. Aspettiamo la partita. Ecco, Roma-Inter è stata sempre una classica del campionato italiano, ma oggi assume un sapore differente. Ma direi che è una partita decisiva, come lo sono tutte di qua alla fine. È una squadra in salute che ci può mettere in difficoltà, speriamo che vada tutto bene. La Roma vince come da copione, ma il rigore di Vignola a Torino rovina la domenica dei giallorossi. Il primo tempo è stato piacevole, giocato dalla Roma con la consueta autorità. Contro un Inter disposta in modo accorto, forse anche all'insegna dell'eccessiva cautela, la formazione giallorossa ha aggiustato con l'abituale agilità. A centrocampo Falcao, Sereso, Di Bartolomei e Conti non hanno patito per prendere il sopravvento sui rispettivi avversari ed in attacco Pruzzo e Graziani hanno creato non pochi problemi a Zinga, sempre all'altezza della situazione comunque. L'Inter, accennato l'atteggiamento prudente, rinuncia a Beccalossi e Müller per Marini e Pasinato, si è affidata al contropiede come unica arma offensiva. La Roma, dopo aver sfiorato più volte il vantaggio, passa su calcio di rigore concesso da Delia per fallo di Bertomi su Sereso. La botta di Di Bartolomei non ammette repliche. Radice fa scaldare Beccalossi per qualche minuto, poi ci ripensa. L'Inter si fa un briciolo più intraprendente nel finale di tempo, quando Altobelli prova la conclusione in diagonale. Negli spogliatoi Radice prende la decisione, fuori Marini, dentro Beccalossi. In quello giallo-rosso resta Falcao leggermente acciaccato, al suo posto entra Chierico. Poi, dopo pochi minuti della ripresa, entra pure Müller a rilevare l'infortunato Ferri. La Roma parte di slancio e sfiora due volte il raddoppio. Prima il palo respinge una conclusione di Graziani, poi Maldera, scattato in un varco libero, viene affrontato da Zenga. L'Inter tenta di riemergere. Al terzo i nerazzurri protestano per una caduta di Serena in piena area. Al quinto vanno vicini al pareggio con Collovati, puntuale sul cross di Altobelli. E poi con una fucilata di Sabato, alla quale si oppone uno stoico Graziani. A cavallo del ventunesimo due episodi contestati, un atterramento di Chierico che frutta la Roma solo una punizione dal limite ed un altro di Altobelli, autore Tancredi, che invece frutta all'Inter un calcio di rigore. Lo batte Beccalossi, ma Tancredi respinge d'intuito. Dopo tante emozioni resta da vedere solo un salto di Delia, così come puro gesto atletico. Un bravo a Tancredi, lo vogliamo dire? Sì, sì, senz'altro. Io direi bravi a tutti quanti, perché tutta la squadra ha lottato, ha giocato. E questo è importante, soprattutto per il match che c'è fra 15 giorni, che secondo me decide lo scudetto. Müller, un Inter bella solo nella ripresa. No comment.